stavo ringraziando per una sub, scusa. No, Rubino sta toccando la barba perché gli hanno scritto: se ti sei fatto baby bunny, toccati la barba, si è toccato la barba. Vabbè, no, io sono duro e me tocca. Io no, andiamo avanti. Fermi, Simone. Andiamo avanti. Allora, stiamo dicendo. Però la vorrei riprendere questa abitudine. I sogni lucidi hanno una grossa fregatura, però, che è il problema dei sogni lucidi: che non si sa se tu stai controllando il sogno o stai sognando di controllare il sogno. E questa è la più grande fregatura dei sogni lucidi. Ma che non cambia l'esperienza. Ah no, però dipende, perché tu potresti star sognando di controllare un sogno, quindi non lo stai controllando veramente, è tu che sogni di controllare un sogno, quella è la fregatura. Però stai comunque sognando in un sogno, quindi di fatto lo stai facendo comunque, e l'esperienza non cambia. Se tu stai sognando di sognare, di controllare e di volare, tu in quel momento stai comunque volando, che sia... E poi comunque no, in realtà non vedo nella realtà come si possa applicare questa cosa, nel senso uno che... durante il sogno sogna di star facendo qualcosa. No, no, durante il sogno tu stai sognando di controllare il sogno, ma in realtà non lo stai controllando, è che tu proprio stai sognando di controllare il sogno, ma non è che stai decidendo tu. E questa è l'unica pugnetta. Difatti nelle analisi a volte capitava, nell'analisi che hanno fatto. Ok, ma questo cambia l'esperienza del sognatore? No, beh, l'esperienza no, perché se sei convinto di averlo fatto non cambia niente assolutamente. Esatto, no, ovviamente, perché la parte bella poi dei sogni lucidi è proprio quello che puoi fare, quindi per esempio volare e la sensazione di libertà e di piacere che provi nel momento in cui stai volando. Quindi alla fine se quello sta succedendo veramente, se te lo stai immaginando, se i tuoi sensi e il tuo corpo sono coinvolti in quel qualcosa, alla fine... Io ho distrutto la città le poche volte che facevo i sogni lucidi, no, ma distruggevo tutto. Cioè, vabbè, non dico cosa ho fatto nei sogni lucidi. Io ho provato a suicidarmi, però non è successo niente. Ti svegli, sì, se muori in un sogno. No, no, no.